significato che volete dare a questa giornata? Il significato che vogliamo dare è sicuramente l'importanza della presenza dell'agricoltura in un territorio, laddove anche la provincia di Bergamo presenta una molteplicità di aspetti economici che in un certo senso è unica rispetto al panorama nazionale. Crediamo che l'agricoltura possa avere piena dignità, soprattutto nelle aree agricole più svantaggiate, come possono essere le aree di montagna o di media montagna. Credo che l'agricoltura rappresenti ancora quel presidio del territorio che possa garantire non solo un ritorno economico e turistico, ma anche un ritorno di sicurezza. Gli ultimi eventi in termini di dissesto idrogeologico hanno dimostrato quanto la presenza dell'agricoltore sul territorio sia determinante alla salvaguardia del territorio stesso, ma soprattutto alla salvaguardia delle vite umane. Siamo verso la fine dell'anno, è anche tempo di bilanci. Che cosa possiamo dire dell'agricoltura bergamasca per questo 2014? In questo caso dovrei dire che è un anno decisamente da dimenticare per quanto riguarda le produzioni agricole. Abbiamo subito pesantissime perdite in termini di produzione, non solo nelle aree montane ma anche nelle aree collinari. Nelle aree montane possiamo considerare tranquillamente un calo del 30-40% delle produzioni di foraggio, ma non solo questo, nelle aree collinari altrettanto, cali del 30% delle produzioni vitivinicole. Il tutto si è assommato anche a quello che è stato un fenomeno di tendenza in forte calo rispetto anche alle presenze turistiche, che ha determinato minori volumi di vendita anche delle vendite dirette dei prodotti per esempio lattiero-caseari piuttosto che vitivinicoli, che venivano generalmente veicolati o commercializzati direttamente sul posto. Ecco, sicuramente non è stato un anno positivo. Resta un fatto che l'agricoltura è un settore che deve vivere di una propria visione ottimistica e sicuramente metteremo tutte le energie sperando che l'anno prossimo sia un anno decisamente migliore. Finita un'annata, per noi ne comincia immediatamente un'altra, anzi non c'è soluzione di continuità e faremo in modo che la prossima sia un'annata migliore. Sindaco, cosa significa questa giornata per Gandino, anche alla luce degli sforzi che state facendo sul versante del mais spinato? Beh, la giornata è importante, ci ha fatto piacere che i Coldiretti abbiano deciso di organizzare questa giornata del ringraziamento qui a Gandino, e si configura poi in un momento particolare, no? Lo sforzo che il gruppo del mais spinato ha fatto in questi ultimi anni, la vicinanza dell'Expo, il cibo eccetera eccetera, credo che rappresenti una giornata estremamente importante che ci fa estremamente piacere. In questo momento c'è la riscoperta della terra, della necessità dell'agricoltura, e questi sono i massimi rappresentanti non solo della nostra zona ma a livello provinciale, quindi questo è estremamente importante e ci fa estremamente piacere.